Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Brilli, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Bioeconomia. E all'interno del premio Filippo Re, istituito dall'Accademia Nazionale di Agricoltura, vado a presentare questo lavoro dal titolo Uncertainties in the Adaptation of Alpine Pasture to Climate Change based on Remote Sensing Product and Modeling. Questo lavoro si inserisce all'interno del progetto Life Pastoral, un progetto che affronta la vulnerabilità dei pascoli alpini principalmente in relazione ai cambiamenti climatici e ai disturbi antropici. Tra i diversi obiettivi del progetto vi sono state la valutazione della vulnerabilità dei pascoli, l'effetto e la capacità di gestire i cambiamenti climatici attraverso diverse strategie di adattamento, ma anche la creazione di strumenti a supporto ai processi decisionali come una specifica piattaforma. Tutti questi obiettivi sono stati racchiusi all'interno dell'articolo e del lavoro che vado qui a presentare, che ha valutato tale vulnerabilità e effetti delle gestioni su due pascoli, su due siti, il Parco Nazionale delle Zecrene situato in Francia e il Parco Nazionale del Gran Paradiso situato in Italia. La metodologia proposta per ottenere tutte le variabili, gli outcome di riferimento necessari a essere inseriti nella piattaforma e per la creazione e lo sviluppo di questo lavoro è stata piuttosto corposa. La metodologia ha infatti coinvolto aspetti di remote sensing, modellistica biogeochimica, ma anche dati di campo. Nello specifico, il processo metodologico ha previsto la fornitura di dati relativi alla biomassa di tre macrotipi differenti sviluppati per altitudine. Quindi biomassa che variava in relazione all'altitudine sulla base di traiettorie NDVI. Una volta definiti questi tre macrotipi, ognuno per ogni parco, sono poi stati utilizzati per calibrare i due modelli biogeochimici PASIM e DESENT, i quali poi sono stati applicati su diversi scenari sia climatici, 5 nello specifico, dal futuro più vicino al lontano, utilizzando due RCP, il 4,5 e l'8,5, e sei scenari gestionali sviluppati attraverso un approccio partecipatorio piuttosto innovativo, in quanto ha fornito gestioni tipiche e specifiche per le aree studiate. La risultante è stata oltre un migliaio di variabili e di outcome inserite poi nella piattaforma, di cui andrò a presentare qui solo i risultati principali. Nello specifico, gli outcome hanno riguardato la valutazione delle dinamiche della biomassa, dei flussi di carbonio e azoto, del soil water dynamic, ma anche per esempio delle lunghezze della parte ecofisiologica, quindi per esempio la lunghezza della stagione vegetativa. Nello specifico, i risultati riguardanti la stagione vegetativa evidenziano un incremento della stessa man mano che ci si avvicina alla fine del secolo, quindi man mano che il clima diventa più caldo, si ha un aumento della stagione vegetativa. Allo stesso tempo si evidenzia con l'approcciarsi della fine del secolo, quindi con scenari più caldi, una forte aridità estiva che si è poi tramutata in un impatto diretto sulla above ground biomass, che ha infatti evidenziato uno shift, quindi un anticipo del picco di biomassa rispetto al periodo attuale e una riduzione del secondo picco con un decremento dell'above ground biomass durante il periodo estivo. Per quanto riguarda invece i risultati dei flussi di carbonio e azoto, quindi in ottica di mitigazione, i pascoli hanno mostrato una riduzione nella capacità di mitigativa e quindi di sequestro di carbonio, indicata come NE, che vuol dire Net Ecosystem Exchange, una riduzione man mano che ci si avvicina alla fine del secolo, quindi all'interno di scenari climatici più caldi, così come maggiori emissioni sia di metano che di azoto avvicinandosi alla fine del secolo. Per quanto riguarda invece gli impatti gestionali, i modelli hanno mostrato risultati contrastanti dove si sono avute per il modello DESENT un incremento del sequestro di carbonio all'aumento della densità di carico dovuto probabilmente a nuovi ricacci, mentre per il modello PASIM si è avuto un aumento del sequestro di carbonio alla riduzione del carico animale, probabilmente dovuto al fatto che è stato simulato un mantenimento maggiore della componente erbacea e quindi una maggiore capacità di stoccaggio del carbonio dello stesso. Infine,
Il progetto, come dicevo, ha fornito tutta una serie di outcome che sono poi state utilizzate all'interno della piattaforma, che ha avuto una ricaduta applicativa piuttosto importante in quanto è utilizzata da stakeholders, ma anche da semplici persone che possono essere interessate agli impatti dei pascoli, dove si può vedere all'interno della piattaforma tutta una serie di informazioni relative alla cartografia, al monitoraggio, all'adattamento e qui nello specifico nell'ultima slide, per esempio, agli impatti in relazione a quelle che possono essere le temperature massime, minime, le medie estive, le medie autunnali, ma anche le precipitazioni sulle aree idonee e alle vulnerabilità, per esempio in relazione alle diverse aree analizzate e agli indicatori preposti, come l'inizio e fine della stagione vegetativa, il picco di produttività o le variazioni di produttività massima, ma anche la capacità di sequestro di carbonio. Con questo ho concluso, ringrazio tutti per l'attenzione.